questioni, una serie di problematiche rispetto alle quali noi vorremmo che stamattina si possa aprire una vera discussione, una discussione democratica dove ognuno possa dire la sua, perché può darsi anche che l'idea di partenza che sia io che l'ingegnere Gravetti, il consigliere Gravetti e gli altri consiglieri di opposizione abbiamo rispetto a certe problematiche sono delle idee sbagliate. Questo è un momento di confronto molto serio che noi vogliamo con i cittadini e da questo confronto noi vorremmo uscire con le idee chiare sapendo che c'è una linea e rispetto a questa linea noi poi ci vogliamo muovere, perché ci vogliamo muovere nel rispetto di una linea che venga espressa non solo da quelle che sono le nostre prerogative, le nostre capacità oppure le nostre idee, ma soprattutto quelle che siano le prerogative, le intelligenze e le proposte che verranno fatte da questa riunione e quindi dai cittadini di Stoiano. Quindi sarebbe opportuno ogni qualvolta si decida di problemi che riguardano le sorti di questo territorio e dei cittadini di Stoiano che ci sia un confronto serio con le parti sociali, politiche che stanno sul territorio. Questo per la verità sono due anni, non è mai avvenuto, nonostante durante la campagna elettorale ognuno di voi ha detto la casa comunale sarà una casa di vetro, staremo continuamente nelle piazze a spiegare che cosa vogliamo fare e come lo vogliamo fare, però finora molte decisioni sono state prese, ma nessuna è stata presa insieme ai cittadini di Stoiano. Un'altra questione che non è neanche più molto velata e che non stanno cercando neanche più di nascondere è quella del problema di bilancio. Ci sono dei seri problemi di bilancio comunale, i soldi non ci sono. La discussione che ho avuto anche con colei che redige chiaramente il bilancio comunale ed è la nostra responsabile dell'ufficio bilancio, i problemi sono seri, i soldi non ci sono e da qui a pochi mesi potremmo avere addirittura dell'insolvenza addirittura nei confronti degli indicati comunali che non potrebbero più ricevere lo stipendio. Quindi il problema è serio. Il secondo punto è che l'alienazione che è stata preannunciata riguarda la palestra polivalente di Viamonte. Ora io sono diciamo un novizio della politica, quindi non mi dilungo sulla storia della palestra, lo faccio fare a chi ne sa più di me. Però da quando mi ricordo io, forse da quando sono nato, il problema, non di quando sono nato, no, però insomma, da quando ero bambino, il problema è sempre esistito. E qui ci sono anche parecchi ex amministratori. Io penso che chiunque di questi ex amministratori potrebbe dire, ma se noi la volevamo vendere ci volevano 5 minuti. Il problema è che un buon amministratore si pone il problema, l'obiettivo di come recuperarla, non di come disfarsene. Perché se fosse questa, se fosse diciamo così semplice portare avanti questo tipo di discorso, tutti quanti l'avrebbero fatto nel passato, no? Cioè, che cosa ci vuole a vendere? A vendere non ci vuole niente. È pensare un progetto di riqualificazione che è complicato, pensare diciamo a come fare in modo di recuperare che è complicato. Su questo punto noi diciamo siamo fermamente convinti che questa sia una scelta. Come abbiamo scritto nel manifesto, completamente sciagurata. I motivi sono tanti e casomai ci dilunghiamo dopo, perché vi ripeto, vorrei che interveniste pure voi e che ci chiedeste anche voi che cosa secondo noi possiamo portare avanti. Ma la cosa più diciamo secondo me grave in questa delibera, che penso più o meno avete tra le mani e tutti quanti avete ricevuto, è a mio avviso un'altra. Cioè noi non siamo di fronte a un discorso di questo tipo, ok? Noi dobbiamo, la delibera dice, noi dobbiamo, abbiamo fatto un progetto preliminare per la riqualificazione del campo sportivo e nel piano economico si dice spostiamo il mutuo di 500 e rotti mila euro che sta sulla palestra polivalente di Viamonte, prendiamo il mutuo, quelli che sono soldi che sono su quella palestra, e lo spostiamo sul campo sportivo, perché per rifare il campo sportivo ci vogliono circa 800.000 euro. Quindi i soldi già presenti più il mutuo della palestra riescono a coprire l'intervento. Allora questa è la filosofia della delibera. Per giustificare lo spostamento del mutuo si dice perché tanto l'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di vendere, e per ristrutturare quella palestra polivalente di Piemonte ci vogliono all'incirca 1.800.000 euro.
Ora, a occhio, io non sono della materia, ma se per la scuola elementare, per il rifacimento della scuola elementare a Piazza Lam, era stato previsto all'incirca 1.800.000 euro, penso che parliamo di strutture ben diverse. Io non credo che ci vogliano gli stessi soldi. E soprattutto noi abbiamo chiesto tutta la documentazione necessaria, che non abbiamo ancora ricevuto, che giustifichi perché ci vogliono 1.800.000 euro, perché non si può dire in una delibera, dalle relazioni che abbiamo fatto, ci vogliono 1.800.000 e poi non si giustifica il perché nella sostanza si arriva a questa cifra. E la cosa secondo me più grave di tutto questo è questo: in questi termini non si sta dicendo il ricavato della vendita della palestra andrà a finanziare il campo sportivo, che avrebbe avuto una certa logica, voglio dire. Si sta dicendo il mutuo che insiste sulla palestra andrà a finanziare il campo sportivo e il ricavato della vendita viene in cassa. L'aspetto grave è proprio questo, perché questo aspetto significa sostanzialmente una cosa: che questo comune è in sofferenza economica, è in una grande sofferenza economica ed è in una grave sofferenza economica, però non lo si vuole ammettere, non si vuole ammettere che esiste questo tipo di difficoltà. Allora, per non ammetterlo, si aggira il problema con tutta una serie di belle parole e si arriva al punto da proporre una soluzione di questo tipo. In questo modo noi ci troviamo che il campo sportivo viene finanziato con un mutuo che insiste sulla palestra e gli altri soldi vanno in cassa e vanno a rimpinguare evidentemente un fondo che ha bisogno di essere rimpinguato. La gravità di questo aspetto è di tipo politico ed è di tipo economico, perché se le difficoltà economiche del comune ci sono, sarebbe bene cominciare ad ammetterle pubblicamente e cominciare a dire che le responsabilità del fallimento economico di questo comune, se davvero è questo il problema, è anche questo che vogliamo capire, no? Se davvero è questo il problema, sono in gran parte di chi si è assunto nel corso di gli ultimi 10 anni le responsabilità della gestione economica del comune. E non mi riferisco soltanto, diciamo, all'ufficio, perché è chiaro che l'ufficio se ne assume le responsabilità. Io mi riferisco anche al fatto che dall'incirca dal 2002, adesso vado a memoria, l'assessore al bilancio di questo comune è il sindaco, tranne poche parentesi dell'amministrazione Pellegrini e del commissario straordinario. L'assessore al bilancio di questo comune è il nostro sindaco, quindi le responsabilità hanno nomi e cognomi. Cioè, se esiste una difficoltà economica in questo comune e non ce la vogliamo prendere con la gestione, perché la gestione fa il suo dovere, no, diciamo che la gestione fa il suo dovere. Io sono d'accordo che la gestione sia il suo dovere, però dico anche un'altra cosa: un'altra gestione è comunque possibile. È possibile gestire le cose in un altro modo. Cioè, noi non siamo un blocco monolitico in base al quale nessuno può fare osservazioni, può entrare rispetto a certe cose. Un'altra gestione potrebbe essere possibile, magari si possono trovare soluzioni diverse col confronto. Oggi c'è il dibattito sulla palestra. A me non risulta che la palestra deve essere, dicevo, io mi recai alla palestra con l'architetto Celentano, altri tecnici e parallelamente qualche tecnico. Assolutamente non era, la struttura è integra, non era assolutamente da abbattere. Perché la vogliono vendere oggi? Non lo so. Se devono fare cassa, se lo venga a dire l'assessore o il sindaco in qualsiasi momento. Perché se uno amministra sperperando, io penso che deve andarsene a casa, perché si può vendere i beni propri, ma la palestra è un bene che tutti quei soldi che è costata sono soldi di 8.000 cittadini di Istria, non di proprietà del sindaco o di tutti gli assessori che deliberano. Questo mettetelo in testa. Perciò, onestamente, anche se volete legalmente una procedura per vendere, dovete prima interpellare
la minoranza, fare un dibattito, riferire ai cittadini qual è la necessità della vendita. Allora, delle due strutture, tutte e due dichiarate inagibili, uno con perizie fatte da esperti, si è stabilito che per riqualificare la palestra nel 2006, questa è una perizia fatta nel 2006, è stato dichiarato che ci vorrebbe all'incirca 1,7 milioni per renderla agibile. Il nocciolo della palestra, effettivamente, come dice Giovanni, non la vendo, non la possono vendere, sapete perché? Per quel che ricordo io, perché il trasferimento definitivo, il decreto definitivo di proprietà al comune non c'è. Il proprietario sono ancora gli eredi, coppola, il comune sta in America, si deve ancora definire. Come fanno a vendere una proprietà che definitivamente non è passata ancora al comune? La verità è una sola, come ha detto Luciano, per giustificare e motivare il passaggio del mutuo, perché quel mutuo lo chiesi sottoscritto e lo ottenemmo perché c'è priorità per le opere incompiute, visto che la palestra è una opera incompiuta, ci deve questo finanziamento, questo mutuo che la sorta capitale la paga il comune, attenzione, e l'interesse lo paga la regione. Quindi loro, per poter giustificare questo passaggio dalla palestra al campo sportivo, visto che era una priorità perché era opera incompiuta, hanno dovuto inserire questa parola, cosa che effettivamente si poteva trovare un'altra motivazione per poter spostare questo mutuo per terminare il campo sportivo. Però giustamente non bisognava anche chiarire bene, non la vendita, ma come definire appunto la palestra, anche con un soggetto privato. Io sono d'accordo, perché da Roma non arriverà più nulla, cari amici. Quindi bisogna cominciare a pensare di fare intervenire i privati per portare a termine delle opere pubbliche sul territorio. Le voglio solo far presente che i due mutui che stanno in delibera del campo sportivo non ci sono più, proprio per il federalismo che ha detto la regione Campania. Tutti i mutui che non sono stati utilizzati sappigliati, quindi se noi facciamo solo delle discussioni e non spendiamo nemmeno i soldi che abbiamo, che possiamo spendere, li perdiamo. Cosa è andata in mezzo? Questo è il discorso. Noi abbiamo fatto una scelta, ma la scelta può essere condivisa, non condivisa. Questo non è un. Cioè, noi abbiamo il dovere. Il corretto è: sono stati bloccati, ma non presi. No, no, se li sono presi. Bloccati. Allora, l'erogazione è bloccata. Non è bloccata così, non la blocca così, è stato fatto un consiglio straordinario della regione a cui loro, con la data retroattiva, noi abbiamo presentato il progetto a febbraio, è stato pure approvato, quel mutuo dobbiamo rimodulare il progetto, perché se ne sono presi. Questa è una cosa che stavo sapendo poco. Ma questa è una cosa che noi l'abbiamo saputo la settimana scorsa. Quindi dobbiamo rifare un'altra volta il progetto perché ecco, forse l'accusa, forse il rimprovero che ci dovreste fare ci sta dando in mezzo perché non hai fatto lì. Questo è il rimprovero che ci andava fatto. Non avevo... Tu sostanzialmente hai detto che la relazione della palestra è un modo che avete dovuto scrivere per giustificare lo spostamento di soldi. È la stessa cosa. Me l'ha detto il signore, fa l'assessore. Ma io non sono d'accordo né con il signor né con te. Io la penso diversamente. Io non credo che sia questo il motivo. Io penso che questo serva ad aprire la strada a un concetto di alienazione che in questo comune non c'era mai stato. Può servire pure a quello nel caso specifico, ma questo serve ad aprire la strada per dire: se facciamo così si fanno le cose, quindi facciamo così pure una da parte e quell'altra parte lo ci fa. Allora ti faccio due proposte che posso protocollare già domani mattina. La prima, visto pure alla luce della novità che tu hai detto rispetto ai soldi sul campo eccetera eccetera, ripensiamo insieme, è un progetto complessivo di riqualificazione di una parte dell'altra, di una parte e dell'altra, di quello che è possibile fare con i fondi, così evitiamo di parlare di alienazione e di gettare, diciamo, sospetti su queste possibilità. Secondo,
se il problema è la giustifica, io personalmente penso, per esempio, che il verde attrezzato di via Risorgimento, soprattutto perché da anni è completamente vuoto, non serve a niente mantenere un mutuo di 500.000 euro su quel verde attrezzato. Allora, cambiamo il piano economico di questo progetto e anziché utilizzare i 516.000 euro della palestra polivalente di Via Monte, utilizziamo i 546.000 euro che sono ancora disponibili sul mutuo del verde attrezzato di Via Risorgimento. Sono proposte precise, lo vogliamo fare il campo scuro, sono più o meno gli stessi soldi. Su quello avrai anche il mio sostegno, avrai anche il mio sostegno. E se lo portiamo noi in Consiglio Comunale, vi impegnate a votarlo. Queste sono le cose concrete sulle quali dovete rispondere. Non dire l'abbiamo inserito per questo, perché il confronto serve a fare in modo che escano fuori più possibilità. Se voi vi private del confronto, vi convincete di avere sempre ragione. E questo è più grande il posto che mi direbbe. Te l'hanno detto già dove hai proposto questo. Vivace che faceva i lavori. Noi che eravamo risiani,
difendevamo quella posizione, adesso sta capitando la stessa cosa, che c'è sempre un'impresa che appartiene a un assessore che sta nell'ambito della cosa, che svolge dei lavori, perché mi risulta che stanno facendo dei lavori di recinzione a via Palma, ma non potevano essere interpretate altre imprese di Striano? E perché questa ditta che è venuta a Striano a fare quei lavori non ha avuto la buona creanza di guardarsi attorno? Ci sono dei problemi? Probabilmente sì, probabilmente sì. E questo ne viene fuori con qualcosa che riguarda la politica e la filosofia della politica. Qui noi stiamo privatizzando tutto. Fra poco privatizziamo anche il comune, perché è già privatizzato. Questo è un momento storico particolare per Siano, perché voglio solo ricordare una data, 16 giugno 2009, l'attuale sindaco disse: adesso diamo i posti di lavoro agli stianesi, facendo un bando di concorso per ausiliare al traffico, dimenticando che l'amministrazione Pellegrino un anno prima aveva fatto una graduatoria da cui attingere per 36 mesi, 30 ragazzi avrebbero avuto il posto di lavoro per 3 mesi, il sindaco si dimenticò di quella graduatoria e disse: adesso diamo il posto, noi non vogliamo più essere così stuprati da questo fantoccio, perché questo è un titolo fantoccio. E questi 2 o 3 anni, colgo questa occasione, poi ho finito, a un certo momento non li disperdiamo così solo nella critica, perché questi così hanno iniziato e così vanno avanti. Il problema è che sono convinti che il comune è una cosa da loro. Pregherei l'assessore. Dovete scusare, ma devo andare in ospedale. No, va bene, vai in ospedale, ti ringrazio lo stesso, perché comunque. No, volevo sapere, 30.000 euro spesi per i 2 ragazzi a fianco alla segretaria, che in tutti i segretari che abbiamo avuto a Strada mai ci sono presi collaboratori. 30.000 euro spesi male, a che cosa servono questi? Salvatore, un attimo solo. Di 2 segretari che stavano vicino alla segretaria, dove io avevo la metà, erano un dirigente non si è mai visto da nessuna parte, io facevo questa prestatura, cioè un dirigente che aveva al comune, prende una bella cifra, non da poco, poi ha un incarico come affari generali, dovrebbe controllare un poco come dovrebbe controllare i funzionari a sua volta dovrebbero venire prima della segretaria. E se il segretario dovrebbe controllare i funzionari, una cosa è assurda, è proprio la funzionaria che veniva più tardi degli altri. Quindi quando intervengono gli assessori in questi dibattiti, in questi convegni che si fanno, sono tutti disponibili a eventuali colloqui, a vedere le cose. Poi quando andiamo in consiglio comunale prende la parola il vero sindaco di Striano, l'assessore Sorbillo, e dice: qua è tutta cosa nostra, perché noi siamo la maggioranza e facciamo quello che diciamo noi. E quindi l'assessore doveva stare zitto, l'assessore doveva votare le delibere che puntualmente venivano messe in essere 2 minuti prima di fare la giunta, come sempre. Ma dice: bravo, mi fa piacere che lo dici, questo è un uso consueto di fare la politica striana. Invece quello che io vorrei, e che devono comunque entrare un po' nel sistema, è che tutti i consiglieri, gli assessori, le proposte li facciano loro, perché nella discussione ultima che c'è stata, dove io ho posto il mio voto contrario, era proprio il fatto della decorazione degli altri. Ma come si vuole un assessore oggi e un consigliere io che ha portato in essere una battaglia con un ex consigliere, e che ne sono fiere anche di nominare Pagano, dove abbiamo fatto una battaglia di 10 anni, dove dicevamo che l'acqua e decorazione non si doveva pagare. Poi, guarda caso, è cambiata tutta la normativa, si è stabilito che fortunatamente,
Oggi dobbiamo restituire i soldi ai cittadini perché la tassa non è più. Va bene? Allora io come faccio? Io da assessore vado a votare io stesso una battaglia che dovevo fare. No, tu lo devi votare a favore, ma tu stai buon caro. Se il campo è in erba sintetica, il piano di irrigazione. No, io, ma il comune non è di Pellegrino perché l'Osla è di Pellegrino, ma anche l'Osla non è di Pellegrino, ma è di tutti quei dipendenti che fanno parte al mantenimento e alla crescita dell'Osla. No, per la zona picco appunto, volevo dire, io feci una richiesta 5-6 anni fa, oggi non ci interessa più. Perché? Perché la Stianese, la di conserva attuale, si sposterà a Sarno. Se per esempio avendo di oggi, noi avremo dei cavalloni nella zona dietro nella zona di Sarno, noi ce ne andremo di là. Ce ne andremo da Sarno, quindi la zona picco a noi, come fratelli lì, non ci interessa più. Scusa, posso chiederti una cosa a te che sicuramente lo saprai meglio di me perché tu hai fatto fino a pochi anni fa l'assessore e quindi l'amministratore. Ma via Faricelle è fornita da una foglia che dovrebbe poi, no, alla foglia che dovrebbe poi prendere tutte le foglie dell'area B per portarla verso. No, non è fornita. Quindi via Faricelle non te la fornito. Ci vorrà molto ma molto tempo. Noi ovviamente imprenditori teniamo esigenze molto più veloci, ci siamo spostati in un altro comune dove devo dire per gli eccedenti di oggi che è stato nel banco, potete vedere l'amministrazione con responsabilità porta avanti questo progetto da noi presentato e tra non molto mi auguro inizieremo anche i lavori, ovviamente impegnandosi ci siamo impegnati che il personale ovviamente impegnandosi ci siamo impegnati che il personale ce la saremo nel comune di Sardegna perché ci ha dato soddisfazione in un anno ci ha portato a compimento quello che è il leader burocratico per la concessione edilizia per le attività industriali e ce ne andremo di là. Vabbè, questo è un dettaglio che non riguarda ovviamente l'assemblea. Voglio rivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà un addio, ma non pensiamo.